Sono Vittoria Messina, sono la presidente dell'Associazione Le Onde. L'Associazione Le Onde lavora dal 92 a Palermo, impegnandosi nel contrasto alla violenza contro le donne. Nasce un'associazione che nasce dal movimento femminista e mette insieme pratiche e saperi che trovano origine da lì, ma che si sono man mano sempre più arricchite di ricerca e di tutti quegli aspetti che riguardano proprio l'occuparsi di questa tematica in un'ottica di violenza, di approccio di genere. Cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra associazione, il centro antiviolenza e tutti i servizi che noi forniamo mette al centro sempre la donna. Partiamo tutti i servizi che noi mettiamo a disposizione, che poi vi dirò brevemente, partono dal concetto che una donna non è una vittima della violenza di genere, di quando un uomo agisce violenza su di lei, ma che è un dovere della cittadinanza contrastare questo fenomeno, che è un qualcosa che riguarda proprio il diritto di cittadinanza, poter dire no e soprattutto dire a una donna che quando subisce non deve dire basta, non può accettare questo perché. Lo dice l'ONU, lo dicono tantissime istituzioni autorevoli, la violenza di genere è una forma, quando il dominio, il potere di un genere si impone sull'altro, contro quello che noi definiamo la libertà femminile di lavorare, di dire, di scrivere, di muoversi nel mondo. Qualsiasi atto impedisce questa cosa. Sinteticamente, e non siamo noi a dirlo, chiaramente è un atto di violenza di genere. Cosa abbiamo fatto in questi anni, da 20 anni che ormai lavoriamo in questo ambito? Abbiamo sensibilizzato l'opinione pubblica, abbiamo concertato con le istituzioni affinché venissero messe in campo sempre più interventi competenti e efficaci. Per dare a una donna la possibilità di dire voglio interrompere il circuito, voglio dire basta, so dove andare, rispetto a questa cosa c'è il centro antiviolenza, so cosa fare, c'è il consultorio giuridico di cui parlerà Elvira più avanti, per dire a una donna che può uscire da un circuito di violenza. I dati sono esemplificativi, io parlerò brevemente dei dati dell'Istat, una ricerca del 2006, ci dicono che circa a livello nazionale il 33% di una donna ha subito violenza di genere nella propria vita, in Sicilia è il 23%, non è che è meno, questa è un'altra cosa importante, perché sono meno le donne siciliane che hanno subito violenza, ma in Sicilia probabilmente c'è un fattore che riguarda più la percezione della violenza. Quindi, ricevere uno schiaffo non è un gesto d'amore, questo è quello che noi diciamo sempre. Subire violenza psicologica, non devi fare questo, non è un gesto d'amore perché ti amo, perché ci tengo a te, è una forma di imposizione, è un'imposizione di una scelta su un'altra e quindi. Dal nostro punto di vista, che è un approccio molto di genere, appunto, è una forma di violenza. Noi lavoriamo in questo ambito da sempre. Poi vedremo, i nostri servizi garantiscono l'anonimato, garantiscono la segretezza, questa è un'altra cosa che va detta. È da anni che lavoriamo in questo ambito non soltanto con le donne, a partire dalle donne, mettendo al centro la donna, a partire dai suoi bisogni, diciamo alle istituzioni cosa serve a una donna per uscire dal circuito della violenza. Abbiamo costituito una rete cittadina antiviolenza che coinvolge tutti i servizi deputati a intervenire negli anni, forze dell'ordine, ospedali. Ci sono ottime prassi per cui una donna adesso che va in un centro, che va in un ospedale, non sa che lì può trovare delle persone competenti, perché negli anni, attraverso progettazione, attraverso il nostro impegno, abbiamo comunque sensibilizzato la città su questa tematica. Tantissimo lavoro c'è da fare, noi diciamo sempre che per contrastare la violenza di genere comunque servono sempre interventi.
competenti, quindi questo è un appello chiaramente alle istituzioni, interventi continuativi, interventi che ci dicono cosa deve essere fatto. Noi nel tempo l'abbiamo sperimentato, sappiamo quali sono le buone prassi, anche perché ci siamo sempre confrontati con altri paesi, con la Francia attraverso programmi Daphne, con la Francia, con la Spagna, per cui sappiamo come aiutare una donna. Quindi parliamo alle donne e diciamo alle donne non tollerate la violenza, riconoscetela, parliamo alle istituzioni e diciamo alle istituzioni non dimenticatevi che la violenza di genere è quotidiana, si annida all'interno delle famiglie, è una violenza domestica e quindi è meno visibile e che quindi la necessità invece di per favorire il contrasto ci vogliono interventi costanti, continuativi e competenti. Passo adesso la parola a, ditemi voi, a Mara Cortimiglia, che è la responsabile dell'accoglienza. Appunto sono Mara Cortimiglia, responsabile dell'accoglienza appunto del centro antiviolenza. E, allora, intanto volevo diciamo dare un'informazione rassicurante che comunque questo è un luogo, il nostro Deplian dice, alcuni dicono che quando è detta la parola muore, io dico invece che proprio quel giorno comincia a vivere, cioè questo è proprio un luogo, è uno spazio per le donne per poter dare parola a quelle che sono le frustrazioni, le sofferenze, ma anche i dubbi che riguardano le situazioni diciamo, di possibile violenza, perché appunto molti ancora non se lo dicono, ma magari hanno un disagio, una sofferenza, e questo è un luogo in cui si può dare parola e si può anche riconoscere eventualmente o in ogni caso avere un aiuto. Non è un luogo in cui si può avere questo spazio, si può con delle operatrici di accoglienza valutare queste cose e capire quali sono le possibilità anche di aiuto rispetto al problema. E le operatrici di accoglienza diciamo che rispondono, già fanno una prima analisi della domanda al telefono, e questa è una cosa importante perché già da un contatto telefonico in cui non si è comunque obbligati a dare le proprie generalità, i propri dati anagrafici, si possono già avere delle informazioni, no? di base, delle informazioni di base, dei consigli e successivamente nel caso che la donna lo richieda si può prendere un appuntamento e da lì si può sviluppare un percorso che partendo appunto dall'analisi della domanda, del problema appunto della donna, si può sviluppare attraverso vari servizi, varie attività da attivare. Per esempio le donne all'interno del percorso possono usufruire delle consulenze legali, appunto del consultorio giuridico dell'UDI, oppure anche delle consulenze sia civili che penali, oppure anche delle terapie psicologiche che sono individuali o di gruppo che si possono fare dentro il nostro centro, e poi gestiamo anche delle case rifugio che a indirizzo segreto, che ovviamente poi magari ci sono dei problemi per cui in alcuni momenti sono attive e in altri no, per problemi diciamo economici, di finanziamenti, e varie altre attività che man mano negli anni come associazione abbiamo pensato di strutturare, cioè di pensare e anche di trovare finanziamenti adatti per portarli avanti. E per esempio una di queste attività è quella che diciamo insieme al Comune di Palermo, il progetto RISE, che per l'inserimento, orientamento e inserimento lavorativo, in realtà sono tirocini formativi appunto retribuiti per le donne per poter dare la possibilità di sperimentarsi in un'attività, e quindi evidentemente quel problema dell'autonomia economica è alla base anche tante volte della difficoltà di potersi separare da un compagno violento, ovviamente non è l'unico motivo. Poi una cosa, da un paio di mesi, fine gennaio circa, appunto con il Comune di un progetto, un partenariato del Comune di Palermo, appunto il progetto Astra, ha previsto appunto un ampliamento degli orari di accoglienza, intanto il telefono è aperto, praticamente c'è l'accoglienza tutti i giorni, telefonica, compreso il sabato e la domenica dalle 9 alle 15 al telefono, e poi ci sono 20 ore alla settimana invece di accoglienza, tanti appunto colloqui. Le donne vengono, in questo momento noi ne siamo diciamo drammaticamente
con appuntamenti presi fino a maggio, cioè nel senso che purtroppo siamo costretti, diciamo, a fare slittare questi appuntamenti, cercando di utilizzare al massimo comunque intanto anche lo spazio del telefono per mantenere, no, dei contatti periodici. Questo progetto Astra è finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E l'anno scorso, diciamo, come partecipazione all'accoglienza, cioè le partecipazioni, diciamo, finanziarie, ecco, più che altro, sono stati un progettino della Tavola dei Valdesi, e più con i fondi dell'8 per 1000, e poi anche un piccolo progetto proprio mirato per le donne straniere, che prevedeva, diciamo, un'apertura quindicinale con attività rivolte alle donne straniere, e finanziata sempre dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Due dati su 2012, proprio molto brevemente: abbiamo seguito nel 2012 431 donne, e di questi 285 donne hanno avuto proprio un percorso vero e proprio, no? Mentre le altre magari sono state soltanto delle informazioni telefoniche. La maggior parte diciamo, delle donne che vengono per passaparola, cioè nel senso, una donna viene, lo consiglia all'amica. Questo per noi è un dato, ovviamente, una restituzione positiva, diciamo, rispetto al nostro lavoro, oppure sono donne che comunque sono state seguite anche brevemente negli anni precedenti e ritornano, perché questo continua a essere, diciamo, un luogo. Sì, un luogo, diciamo, niente, sicuro. Sì, ovviamente lavoriamo in rete, per cui nei percorsi delle donne vengono attivati non solo i servizi interni all'associazione, ma anche tutti i servizi, appunto, che fanno parte della rete, quindi i servizi sociali del comune, delle ASP, gli ospedali quando è opportuno. Questo, non so, magari passo la parola. Sì. Io sono Elvira Rotigliano, faccio parte dell'associazione e sono componente del consultorio giuridico dell'UDI, Unione Donne Italiane, che è composto da avvocate civiliste e penaliste. Noi svolgiamo un'attività di consulenza, ed è questo uno dei servizi di cui parlava poc'anzi Vittoria Messina, per le donne che chiedono un sostegno e un aiuto nel percorso di uscita dalla violenza. Tutti i martedì riceviamo previo appuntamento e svolgiamo un'attività di consulenza ovviamente gratuita, dando tutte quelle informazioni che possono servire alle donne che abbiano già intrapreso un percorso giudiziario o che intendano intraprenderlo o che non sanno rispetto alla loro questione personale se è possibile o meno attivare qualche servizio. Lavoriamo da moltissimi anni proprio sull'informazione come primo elemento, perché le donne che si rivolgono al centro molte volte, essendo vittime di violenza domestica, non sanno che ciò che accade all'interno delle mura domestiche è comunque un reato, nel caso dei maltrattamenti in famiglia, per esempio. E si è lavorato molto negli anni proprio sullo stereotipo della donna che in quanto moglie o in quanto compagna non è portatrice di alcun diritto, poiché tutto ciò che avviene all'interno delle mura domestiche è, come dire, giocato dal ruolo svolto, quindi di madre o di compagna o di moglie in questo caso, e di conseguenza quello che accade viene spesso tollerato per moltissimi anni perché, proprio come diceva poc'anzi Vittoria, non viene riconosciuto come violenza. Abbiamo normalmente delle situazioni di maltrattamenti subiti negli anni, 10-15 anni, con effetti evidentemente a pioggia anche sui figli, che molte volte sono vittime di violenza assistita, cioè non sono personalmente coinvolti, ma risentono negativamente, e i danni dal punto di vista psicologico purtroppo sono danni severi che si ripercuotono poi anche nelle loro esistenze di giovani adulte ed adulti quando si svilupperanno nelle loro personalità in seguito. Quindi lavoriamo molto proprio anche intanto sull'informazione per rassicurare le donne che quello che loro patiscono all'interno delle mura domestiche non è dovuto a un loro ruolo mal giocato all'interno della famiglia, ma è proprio un fatto di reato, fa parte di quella, diciamo, non paritaria relazione che viene agita dal compagno e che le mette in una condizione di subordinazione, di sottomissione, e tutte le volte in cui cercano di far valere quelle che istintivamente pensano essere le loro giuste istanze di madre e di compagna, vengono normalmente, diciamo, messe
nel nulla attraverso purtroppo la violenza, inizialmente violenza verbale, altre volte nei casi più gravi violenza fisica, con condotte sempre più invasive e pervasive per le loro persone. L'aiuto che diamo appunto è proprio quello di dare informazioni sui diritti, sul fatto che una donna che all'interno della famiglia venga vilipesa dal compagno, maltrattata, non riconosciuta nel suo ruolo, è un reato. Non solo, diciamo, è un disvalore dal punto di vista della relazione di coppia, ma è anche un elemento di reato che va portato alla conoscenza della magistratura nel momento in cui viene riconosciuto tale dalla vittima. Spesso noi abbiamo avuto situazioni nelle quali le donne, solo perché erano mogli, pensavano di non poter denunciare i fatti di reato perché avevano avuto delle false informazioni dai soggetti cui si erano rivolte prima, o perché pensavano che non fosse reato in quanto tutto ciò che accadeva all'interno della famiglia era un dovere subirlo perché così è stabilito per tradizione. Quando poc'anzi... Okay.